Ok ragazzi, sono Yumepol, ho hackerato il computer di Nidu Channel perché volevo dirvi questa cosa. Domenica 16 sarò insieme a lui al Torino Xmas Comics and Games. Mi raccomando, farò un mini raduno tra le 3 e le 4 del pomeriggio. Tenetevi aggiornati tramite YouTube e Instagram. Ok, vi sto lasciando i link in descrizione. Spero non se ne accorga. Mi sta intercettando. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella. E rieccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. Come ben sapete, Fallout 76 è stato letteralmente massacrato dalla critica per via dei suoi continui bug, della sua assenza di trama e di NPC e per tanto ma tanto altro. Ma nonostante ciò, e partendo dal presupposto che la mappa di Fallout è talmente tanto grande che potrebbe nascere un altro video sull'argomento, quest'oggi siamo qui per parlare dei 7 easter egg all'interno di Fallout 76. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con il primo easter egg. In giro per la mappa sarà possibile incontrare una creatura ostile chiamata Wendigo. Questa però non è una creatura inventata all'interno di Fallout 76, bensì trae ispirazione da una leggenda del folklore dei nativi americani e del West Virginia. Per l'appunto parliamo del Wendigo. Rimanendo in tema leggende, in giro per la mappa sarà possibile incontrare in modo totalmente randomico l'uomo falena, tratto ovviamente dalla leggenda degli anni 60 e 70, l'uomo falena. Però non sarà possibile interagire con esso, in quanto una volta che ci avvicineremo, egli sparirà. Parlando sempre di uomo falena, a ovest della mappa sarà possibile trovare la città di Point Pleasant, una città realmente esistente, con all'interno il museo sull'uomo falena, The Mothman Museum, anch'esso effettivamente esistente nella realtà. Inoltre, subito a destra del Mothman Museum sarà possibile trovare la statua dedicata all'uomo falena, una statua realmente esistente nella suddetta città, sempre all'interno del West Virginia. Per concludere con l'uomo falena, sempre nella città di Point Pleasant sarà possibile trovare un ponte crollato, un possibile riferimento a uno dei primi avvenimenti che hanno dato vita al mito dell'uomo falena. Per chi non lo sapesse, infatti, uno dei tanti avvistamenti è legato, per l'appunto, a un crollo di un ponte. Durante la missione Novizia del Mistero, ci verrà consegnato un olonastro in cui verrà citato Silver Shroud con la sua mitragliatrice d'argento. Per chi non lo sapesse, è un personaggio dei fumetti già apparso molte volte all'interno di Fallout 4. Che si butta nella mischia con la sua mitraglietta d'argento. A nord-est della mappa di Fallout sarà possibile trovare il Vault 94, un vault in cui la vegetazione ha ormai preso sopravvento, bloccando addirittura l'ingresso del vault. Ma per chi non lo sapesse, avvicinandosi alla porta del vault, sarà possibile sentire dei rumori provenienti dall'interno, il che fa supporre che all'interno ci siano ancora delle persone bloccate dentro. Ascoltate con attenzione. E voi che cosa ne pensate? Conoscete altri easter egg? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E detto questo, con un buff, vi saluto!